assurdo anche nelle cose che sembrano più piccole, più significanti e che invece poi nel tessuto sociale sono molto importanti. Vi dico soltanto che la gara per l'assistenza specialistica di diversamente abili è stata rinviata 3 volte e credo che sia adesso in fase di espletamento, spero, perché è stata rinviata ulteriormente, mi dice il dottor Caspola, per cui siamo da 2 anni nelle scuole elementari senza l'assistenza specialistica per i diversamente abili. Così come vi dico, un altro episodio che ho vissuto in prima persona perché con la mia scuola ci stavo lavorando, nel mese di maggio la provincia aveva contattato i diversi comuni, perché aveva messo a disposizione dei fondi per il trasporto dei diversamente abili. Ovviamente questa è una spesa che attiene al comune, però la provincia aveva messo a disposizione questi fondi, si trattava soltanto di fare, una piccola convenzione, quindi diciamo la spesa a costo zero per il comune. Siamo arrivati al 16 di dicembre, 2 comuni soltanto non hanno potuto usufruire di questi fondi perché una banalissima convenzione non l'hanno fatta. Qui sto parlando ovviamente del settore delle politiche sociali e pubblica istruzione, 2 comuni, Pozzuoli e Casoria. Quando sono andata dalla dirigente a chiedere spiegazioni, cioè come fosse possibile che succedesse una cosa del genere, mi ha detto non so, ma non forse così, io sono arrivata a giugno, poi luglio, poi agosto, poi così. Cioè effettivamente un'amministrazione, un ente, un settore che non è capace, io mi rifiuto di pensare che sia incapacità, preferisco dire che sia per superficialità, perché non posso accettare che una semplice convenzione che veramente sanno fare tutti, un pezzo di carta per poter usufruire di un servizio, tra l'altro, ripeto, dovuto ai diversamente abili, noi perdiamo dei fondi proprio per superficialità, per sciatezza, non lo so. Vabbè, allora. Parliamo adesso, passo la parola al dottor Caffo, il nostro consigliere provinciale, in modo che ci può portare anche lui qualche testimonianza dalla provincia. Però volevo anche ricordarvi, ci sono degli iscritti a parlare, se c'è qualcuno che vuole chiedere la parola dal pubblico successivamente, subito dopo il nostro consigliere provinciale, può farlo adesso. C'è qualcuno che vuole iscriversi a parlare? Vabbè, lo facciamo anche dopo. Ok.